Condividi le parole sul ballottaggio di Ignazio La Russa, che lui dice che il ballottaggio aumenta l'astensionismo e in generale vuol chiedere una riflessione sul il dato delle amministrative, se impone qualche riflessione al centrodestra. Ci sono tante riflessioni che vanno fatte secondo me sulle elezioni, bisogna vedere anche un po' di cose anche pratiche, per esempio la cosa del certificato elettorale. Molta gente dopo un anno, dopo due anni, tre anni perde il certificato elettorale, non lo fa rifare, non va a votare per questo motivo. Alcune cose tecniche consentono e consentirebbero probabilmente di aumentare l'affluenza e anche non farli votare troppo spesso. Qui la riforma del premierato, governi stabili, poche elezioni, ma certe e concrete. Ma è stato un 4-3 per il centrodestra, come dice Donzelli, o comunque un risultato che non vi soddisfa? Ma il dato è quello, cioè, la matematica tecnicamente non è un'opinione, 4-3 per il centrodestra, poi se loro vogliono dire che hanno vinto lo dicono pure, tanto vincono sempre loro anche quando perdono. Per cui 6-0 con Cappotto. Teoricamente sarebbe 4-4, teoricamente. 4-4, 5-4, 6-4. Ma dico tecnicamente non credo che le elezioni amministrative sono elezioni a sé, mi pare che due settimane fa si è votato alle europee e il Cappotto l'abbiamo fatto noi a loro, quindi credo che anche questo vada contestato da loro, ma noi ce ne faremo una ragione.